Cari amici, bentrovati. Oggi celebriamo una solennità davvero maestosa e un compimento della Pasqua, quella che oggi viene definita solennità della Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo. Anche con quest'altra terminologia viene indicata la solennità attuale. E lo Spirito Santo è il Signore Gesù in azione nella storia del mondo, della Chiesa e di tutti gli esseri umani, del destino del cosmo intero. Azione dello Spirito che è capace, lo ascolteremo nella liturgia e nelle preghiere che oggi comporranno la nostra liturgia, lo Spirito Santo è colui che dà vita, colui che cambia le situazioni, che trasforma, riportando ogni cosa, da ogni evento, dal meno al più, dalla precarietà al compimento, dalla ristrettezza alla misura più ampia. Quindi essere sotto l'azione dello Spirito Santo, lasciarsi coinvolgere in questo dinamismo di grazia e di potenza di risurrezione che ci viene dalla Pasqua, dal Gesù risorto. Una Chiesa, la Chiesa, tutta la Chiesa, la comunità dei credenti, non può non essere spirituale, non può non essere animata dallo Spirito Santo. Perciò altrimenti si ridurrebbe in una agenzia tra le tante agenzie umane che hanno più o meno una vicenda molto prevedibile. Le agenzie umane nascono, si sviluppano e poi muoiono. Se la Chiesa non si lascia animare dalla potenza del risorto, un annuncio catastrofico nella domenica di Pentecoste, fa più o meno la stessa fine. Se invece si lascia plasmare da questa potenza, allora durerà per i secoli dei secoli. Così nella Chiesa si farà esperienza del risorto, fratelli con Lui e fratelli tra di noi. Noi lo invochiamo fortemente in questo giorno: vieni Spirito Santo, fa o Signore che noi ci lasciamo dolcemente condurre dalla Sua forza, e così che la faccia della terra, il mondo intero, sarà trasformato dalla Sua potenza di vita. Buona domenica a tutti voi.